Un mare d'acqua e fango sta mettendo in ginocchio le Marche. Ad Ancona, strade si trasformano in fiumi e i soccorsi lottano contro il tempo. Anche il 118 è in estrema difficoltà. Gli operatori faticano a raggiungere chi chiede aiuto, intrappolati da un territorio che sembra non voler concedere vie di fuga. L'esondazione del fiume Aspio genera grande preoccupazione, poiché rappresenta una minaccia concreta per le aree circostanti. Bisogna di qualcuno che ci dà una mano a... Ma è meglio che... Di cosa avete bisogno? Abbiamo bisogno di soccorso perché abbiamo 1,5 metri d'acqua. Dentro casa? Dentro casa. Ok, quindi adesso siamo al secondo piano e ci sta ospitando delle persone. Abbiamo perso tutto. Tutto qua. La situazione la possiamo vedere, me la può descrivere? Se non lei riesce a entrare dentro casa, io non riesco ad entrare perché c'è 2 metri d'acqua quasi. L'ingresso è giù? Certo. Quindi totalmente sott'acqua? Totalmente sott'acqua. Giuseppe, metti la sedia con l'altra lì e guarda in casa. Che c'è la finestra aperta, sono uscita da lì. Questa è la maglia che c'avevo, fino qui. Questa è la maglia che aveva? Fino qui. Cioè quindi l'acqua, lei si è svegliato praticamente con l'acqua fino al petto? Qui, più o meno. Scopa buttata a terra come simbolo della resa. Con 70 mm di pioggia caduti da ieri sera, le autorità mantengono uno stato di allerta costante monitorando la situazione. La chiusura di via Primo Maggio, una delle principali arterie della città, ha ulteriormente aggravato i disagi per il traffico. Guarda, vado a vedere un attimo il generale prima. Dov'è che ce l'ha? Ho preso una pila o... Sì, ci vuole una sorpresa, ma Alle 12.30 ANAS ha annunciato la riapertura sia della statale 16 Adriatica nel tratto tra Ancona e Castelfidardo, sia della statale 361 Settempedana. Verano, ma io vengo da là. E quindi come fa? Cosa le hanno detto non lo di so. Fare? Un problema stamattina? Stamattina è un po' un problema. Non se l'aspettava? Sì. No, così. C'era no. L'allerta? Così no. Via no, del... assolutamente, ero ferma e adesso non parte più la macchina, tutto qui. Ha preso acqua. Ha preso acqua, le candelette, grazie. Questo è il parcheggio dell'IKEA. Critica la situazione anche in zona Baraccola, sempre ad Ancona. Gli operai sono al lavoro per stappare tombini e liberare strade dal fango. Sul posto la polizia locale per cercare di gestire il traffico impazzito. Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha espresso forte preoccupazione per 3 famiglie rimaste isolate nelle frazioni di Paterno e Gallignano. La nostra priorità in questo momento, ha aggiunto, è raggiungerle per verificare eventuali necessità. I vigili del fuoco stanno cercando di accedere alle abitazioni, ma le strade sono state rese inagibili da frane e smottamenti. Nelle frazioni di Montesicuro e Sappanico le frane hanno isolato completamente le abitazioni. 6 famiglie sono state evacuate nella serata di ieri a Osimo, dove una frana minacciava le case in via Montecesa. Le squadre di soccorso stanno operando senza sosta con oltre 300 interventi registrati nelle ultime ore su tutto il territorio regionale. Situazione critica anche a Castelferretti, a Falconara e in generale. Questa è via del Consorzio. Per far fronte alla situazione d'emergenza è stato potenziato il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco. Le previsioni meteo purtroppo non sono favorevoli, con piogge intense previste per tutta la giornata e la notte fino a domenica mattina.